Il titolo che mi è venuto in mente per questa brevissima comunicazione, lezioncina, chiacchierata è Eventuale destino dello scrittore italiano. Eventuale perché questo scrittore italiano è obiettivamente altamente minacciato, è minacciato dal linguaggio globale, è minacciato dall'inglese, è minacciato da questa cosa in cui tutti vorrebbero scrivere e nessuno sa scrivere che è l'inglese, perché gli italiani, io a un certo punto ho detto a Fahrenheit, ecco, Loredana Liperini, io ho detto fai questa cosa, facciamo una scommessa, chiedi a tutti i tuoi ospiti in che lingua vorrebbero scrivere romanzi e vediamo che cosa rispondono. Io penso che risponderanno tutti in inglese, perché è un passaggio di meno, voglio dire, no? Perché se lo scrittore italiano vuole assolutamente essere amato, ascoltato, eccetera, eccetera, dovrebbe scrivere in un'altra lingua. Questo è un paradosso che sto dicendo, ma è in effetti un paradosso su cui si declina un po' e si forma, si costituisce anche il disagio e anche a sua volta poi la gloria eventuale dello scrittore italiano. È un punto nevralgico, diciamo, questo, no? Allora, ieri Massimo nella sua bella lezione ha citato più volte e anzi gli ha dato anche l'attributo geniale che io condivido adesso a distanza di tanti anni, ha citato più volte Roland Barthes. E Roland Barthes in uno dei suoi primi libri, se non il primo, adesso non mi ricordo, che è Le degré zéro de l'écriture, diceva tante cose interessanti, ma una in particolare: lo scrittore è, se non ricordo male, cito così un po' a memoria, le substituel residu du moine, virgola, du mendiant, il sostituto residuo del monaco o del mendicante. Ma questa era una definizione di Barthes che riguardava lo scrittore diacronicamente inteso, non lo scrittore moderno, lo scrittore contemporaneo, eccetera, non riguardava un monaco o un mendicante particolare, riguardava la condizione, diciamo, morfologica dello scrittore. Perché diceva questo? Lo diceva sia dal punto di vista sociale o sociologico, perché ovviamente si sa che lo scrittore non ha potere o non dovrebbe avere potere o non ha collusioni, non ha rapporti di nessun genere col potere, talvolta è antagonista del potere stesso, si forma in antagonismo col potere, quindi è... E poi è un mendicante che non ha soldi, non ha potere, non ha status, insomma, ecco, questo è lo scrittore secondo Roland Barthes. Adesso, questa definizione di Barthes, mi sono chiesto, no, venendo qua, ma è ancora oggi vale? O vale in che termini? O vale con qualche elemento in più, con qualche accrescitivo? C'è una mendicità in più nello scrittore italiano contemporaneo, poniamo, rispetto a quello diacronicamente inteso, universalmente inteso da Roland Barthes. C'è anche qualche cosa che potremmo aggiungere per intenderci un po' sul problema. La legge eterna, diciamo, la legge dello scrittore, diciamo, è quella che lo scrittore scriveva in un linguaggio, questo lo dicono tanti, l'ha detto benissimo nei suoi saggi critici, in particolare nel saggio che ha fatto per il Nobel, È ancora possibile la poesia, l'ha detto benissimo Eugenio Montale, e ancora, diciamo, che cos'è il linguaggio della letteratura? In che lingua scrive lo scrittore? No? Perché è facile capire che Umberto Eco scrive le sue bustine di Minerva, e le scrive, le bustine di Minerva sono un linguaggio del tutto accessibile, del tutto, diciamo, plausibile. Ma perché? Perché quel linguaggio lì, che è destinato al maggior numero possibile di utenti, no? Le bustine di Minerva sono divertenti a certe condizioni, ma se questo diventa il linguaggio della scrittura letteraria io non ci capisco più niente, e sono d'accordo con Berardinelli, con tutti quelli che hanno detto, e con Cordelli il primo forse, che disse qui è la pietra tombale, no? Qualche un po' eccessivamente forse, insomma, in maniera così drastica, draconiana, ma diciamo la pietra tombale della letteratura è Umberto Eco con Il nome della rosa. Posizione sua, di Cordelli, ripeto, forse un po' estrema, ma per intenderci, perché allora se quello è il linguaggio della letteratura, del romanzo, della poesia, del teatro, eccetera, eccetera, non si capisce più che cosa sia, perché non è distinguibile dal linguaggio dell'informazione, non è assolutamente, anche se brillante, come quello di Eco. Diceva Montale, prendendo a prestito una definizione di Théodore de Banville addirittura, parnassiano, così, però diceva una cosa intelligentissima, peraltro Montale fa sua, la scrittura, quella di cui noi parliamo, quella dello scrittore, che noi stiamo agitando qui, è magia che consiste nel destare delle sensazioni
a mezzo di una combinazione di suoni. Stregoneria grazie alla quale delle idee ci vengono comunicate necessariamente in modo certo attraverso parole che tuttavia non le esprimono. Beh, sembrerebbe un sillogismo secentesco, no? In qualche modo, sembrerebbe una che si arrampica sui vetri, ma in realtà mi pare che questa sia una delle definizioni più sensazionali, più straordinariamente pertinenti, precise, della stregoneria, come lui la chiama, o magia, eccetera, eccetera, che è la lingua letteraria. È qualcosa che non c'entra paradossalmente, anzi, che si astrae dal linguaggio della comunicazione, che non ha a che fare con il linguaggio della comunicazione o dell'informazione, perché si stabilisce a partire da suoni. Ma dico, il suono ha senso? No, non ha senso, è un puro suono. Peccato che nella letteratura, e soprattutto nella poesia, questo suono si costituisce come informazione cognitiva fondamentale. È chiaro questo, cioè è proprio un paradosso radicale quello che ci enuncia Montale, ma è un paradosso del quale dobbiamo tener conto per avviarci un po' sulla definizione, nel mio piccolissimo, diciamo, di scrittore, e di scrittori italiani in particolare. Ora, tutto questo è ancora vero, la poesia è una forzatura, è mendicità, è monachesimo, è qualche cosa che si distingue ancora rispetto alla, diciamo, al linguaggio normale della comunicazione, quello di cui stiamo parlando adesso, per capirci, no? Io credo che oggi questa distinzione sia quasi caduta, sia quasi perduta, no? E in questo potrei sembrare un po' apocalittico, come il nostro caro Giulio Ferroni è stato ieri, così mi hanno detto, no? Ma io non lo so. Io trovo che ci sia questo vulnus, no? Cioè, molto minaccioso, molto vicino alla realtà, ma probabilmente c'è una forma di resistenza, c'è qualche forma di resistenza. Lo stesso Roland Barthes, nello stesso libro, Le Degrés et Rôles de l'écriture, ci dice un'altra cosa che mi ha sempre colpito, perché è una bella immagine che però è molto pertinente in un certo senso. Dice: la letteratura è una specie di veicolo, lui lo chiama un tram, no? È un tram sul quale si sale, non è che uno scrive un'opera, no? Quindi è come se Barthes volesse in qualche modo, in quegli anni là remoti, fine 50, primi 60, sottrarre autorialità all'autore in qualche modo, no? Sottrarre pathos, diciamo così, all'autorialità, se vogliamo dire, e conferirgli una diversa forma di significato, che è quello di accessus, che è quello di partecipazione, che è quello di appartenenza. Se io salgo su un tram, vuol dire che il tram già c'è, è pieno di gente che va, abbastanza, con qualcuno, con qualche passeggero, e quindi il fare letteratura significa accedere a questo mondo. È come se la letteratura ci fosse già, no? Questo è naturalmente un paradosso barthiano, perché se non ci fosse quello che sale, non ci sarebbe naturalmente letteratura. Però il fatto è che c'è già, no? Quindi questo che cosa significa? Che Barthes ci vuole porre l'accento innanzitutto su questo andare insieme, più che andare singolarmente dell'autore, no? E questo è molto significativo, perché è tutto il contrario di un democraticismo di maniera, anzi è molto aristocratica questa cosa, perché l'andare insieme vuol dire andare insieme ai migliori, vuol dire andare insieme a questa tradizione, vuol dire formarsi insieme all'alto, non al basso, vuol dire stare in alto, vuol dire accedere in alto, quindi è un andare insieme, ma è andare in una compagnia eletta come quella in cui andava Guido Ivorei, no? Di dantesca memoria, è proprio quella compagnia lì di animi eletti, ma non è tanto sull'elezione che Barthes ci vuole fare riflettere, ma è sulla compagnia che è già costituita, su una compagnia che è già costituita. Quindi è come se lui ci dicesse: guardate, non è tanto, non dobbiamo fare tanto attenzione alla costituzione di un'opera singola, unica, che è costituita e costruita a partire da un intervento soggettivo, e quindi la letteratura non è una consecutio rispetto a una ipersoggettività, diciamo così, o a una soggettività strepitosa, gloriosa, no? Assolutamente dichiarata, espressa, no? No, è esattamente un'altra cosa, è esattamente questo andare insieme, questo salire insieme, questo avvicinarci forse a una meta che continuamente naturalmente si sottrae e si riallontana.
Tant'è vero che noi potremmo chiederci subito, ma dove va questo tram? No? Perché se è un tram, dove va? No? E Barthes, in un altro, questo meno noto, saggetto che io ho sempre trovato assolutamente importante, che si chiama U va la letteratura. U va la letteratura, un saggetto di, mi pare, 30 pagine, così, eccetera, che lui fece dalla radio francese, non mi ricordo in che anni, ma in vari anni 70, ecco, diciamo, quello dirò meglio, insomma. Comunque è un saggetto assolutamente illuminante, perché di fronte a questa domanda così perentoria che lui si fa, anzi che gli fa Robrie, perché è Robrie che parla con lui, dice: ma dove va? Insomma, basta con questa letteratura che va, eccetera. U va la letteratura? Ma bien sûr, vers sa perte, ma ovviamente, verso la sua fine, verso la sua perdita. Perdita di sé, è ovvio che la letteratura va lì, che scandalo è, che novità è, va verso la sua perdita. Questo, diciamo, questa iniezione, questa di metafisica pura, dentro un discorso che è formalistico, come spesso fa Barthes, è una cosa molto interessante, perché è questo che, per questo che ha ragione Massimo quando dice questo è geniale perché tiene i due uniti, i due campi, insomma quello della filologia, quello dell'estrema attenzione testuale, quello del rigore testuale, dell'aggressione, diciamo, critica a un testo, e quello, diciamo, di qualche brivido, no? Di qualche condizione metafisica fondamentale per poter affrontare un testo da un punto di vista anche formale. Ora, questo è quanto, questa è la prima cosa o la prima serie di cose che mi vengono in mente se dobbiamo affrontare questo problema dello scrittore: chi è, cosa fa, cosa farà, cosa potrebbe fare, eccetera eccetera. L'ho presa un po' alla lontana, naturalmente, ma questo lontano di Barthes è particolarmente, secondo me, vicino alla situazione che noi dobbiamo, che noi abbiamo sott'occhio. Di fronte a tutto questo che dico, si potrebbero fare subito delle obiezioni, una in particolare, una mi obietto da me. E peraltro mi obietto da me perché mi ha obiettato Alfonso una volta, no? Recensendo, è sempre brutto parlare di se stesso, ma in questo caso devo farlo, perché recensendo un mio, con una bellissima e lunghissima recensione, un mio libro che è Lettere non italiane, Alfonso mi dice: bello, 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 ma il ma è: ma sei proprio sicuro che questa cosa che tu racconti abbia a che fare con la letteratura come è, oppure la letteratura come è anche più bassa di quello che tu descrivi, no? È anche più fatta di umori, di cose che non sono controllabili, è anche fatta paradossalmente di quel nemico o invasore che è la comunicazione di massa. Cioè c'è anche qualche pezzo, c'è anche qualche frammento, c'è anche qualche lacerto di qualche cosa che non fa parte di questa descrizione come la fa Roland Barthes, mi spiego? Cioè, allora questa è un'obiezione che potrebbe essere fondamentale e che io ho immediatamente accettato, poi ne abbiamo parlato. Ci ricorda sovente, non solo a me, Bernardinelli, ci ricorda sovente che la letteratura non è un feticcio, non è questa cosa così alta, eccetera, eccetera, no? Ma è, diciamo, qualche cosa che invece si avvicina alla materialità, è fatta di è materica, è fatta di qualche cosa che non è alto e basta, ma è fatta di gerghi, di parlate, di, o come si dice in inglese, in americano, cioè di trivialisms, no? Di cose che sono, insomma, così un po' basse, un po' sporche, un po' così, c'è questo elemento, no? Che è tutt'altro che sublime. O come diceva Gadda, ma questa è una mia citazione che faccio spesso, la letteratura è fatta, lo dice lui, anche di nitriti di cavalli, non soltanto, no? Vero, Raffaello lo sa perché è un gaddomane, è fatta anche di questo bisogna sempre ricordare. Quindi diciamo che tutto questo è ciò che lo scrittore riconsidera e riconfigura in letteratura. Tutto questo è la base, il punto di partenza, no? Sul quale il... Ora, il secondo punto che vorrei sottoporre alla vostra e anche alla mia attenzione, perché è una domanda che mi faccio spesso e me la sono fatta anche molto in Lettere non italiane, quindi non la faccio lunga, un minuto, è, diciamo, chi è oggi lo scrittore italiano? Chi è oggi? Come scrive lo scrittore italiano? In altri termini, per Gadda, torniamo a Gadda, per Gadda era facile sapere chi era lui, no? Era facile per Gadda sapere chi è Gadda, perché Gadda in qualche modo guarda alla tradizione, evidente. Guarda una tradizione che tutti sanno, che è manzoniana,
perché guarda Manzoni, non solo scrive la magnifica apologia manzoniana, ma nella cognizione del dolore sembra quasi in trasparenza, come dire, una specie di caricatura tragica, no, di quello che è I promessi sposi. Quando, Raffaello lo sa benissimo perché ha scritto dei saggi su questo, il disegno segreto, vero, che c'è nei promessi sposi, come viene chiamato da Gadda, è un disegno segreto impossibile in Gadda. C'è qualche cosa che denuncia una aporia, ma nello stesso tempo un'estrema fedeltà al modello. È un modello impercorribile, ma c'è, è lì sotto traccia, c'è qualcosa che sta sotto e che denuncia la tragicità dell'aporia gaddiana, no? Ma questa tragicità dell'aporia gaddiana è Manzoni, non è Bonaventura Tecchi, no? Non è un amico di strada, è Manzoni, no? Potrebbe essere anche Bonaventura Tecchi, ma insomma è Manzoni. Quindi è qualche cosa che sta, diciamo, su quel tram, tanto per intenderci, è lì una cosa, uno che viaggia prima di lui e con lui, no? Ora mi chiedo, per non farla lunga, Montale, beh, come sarebbe possibile pensare a Montale senza Leopardi, no? Leopardismi concettuali, diciamo, Mingato, no? Però sempre leopardismi solo. Le Leopardi non gli piaceva, dice la sorella Giovanna, boh. E poi lui diceva, mi pare in un'intervista, anche quando era giovane, non mi piaceva Montale, perché lo trovavo troppo semplice. Beh, una bella freddura questa, no? Diciamo, da parte di Montale. Però era così, l'ha detto, no? Poi naturalmente dire questo non significa che concettualmente Montale, Leopardi sia del tutto presente in Montale. E così anche quello che lui chiamava l'insopportabile Pascoli, questo Pascoli così attivo nella letteratura italiana era considerato insopportabile da Montale, il quale poi lo declinava in cento modi, come tutti sanno, no? se hanno letto Montale, evidente. Ora io mi chiedo, scusate, sembra polemico ma lo è, cioè a chi guarda Valerio Magrelli? A chi guarda Melania Maggiore? Io questo non lo so, ma glielo chiederemo, insomma, cioè è possibile che ci sia una, diciamo così, una continuità nella considerazione della tradizione tra Magrelli e qualcuno, come c'è tra Gadda e Manzoni, o forse questa linea di continuità si è spezzata, no? O comunque va riconsiderata, va in qualche modo recuperata, io questo non saprei dirlo, sono tutte domande che uno si fa per capire eventualmente questo disagio contemporaneo nella scrittura letteraria, o diciamo questa perplessità fondamentale riguardante la scrittura letteraria oggi, no? Tenendo sempre conto di quell'obiezione di Berardinelli che sta dietro tutto, no? C'è qualche cosa che però comunque si fa, no? Comunque si fa. Quindi direi, se è vero questo che dico, se è vero che questa continuità, e qui tutti voi potreste obiettarmi che non è vero, ma secondo me è vero, se questa linea di continuità si è interrotta, è cambiato evidentemente l'orizzonte dei riferimenti, perché tutti noi, anche un bambino quando scrive pensa a qualcos'altro, non è che scrive si inventa, l'invenzione non esiste, no? Quindi in qualche modo a che cosa pensano, a che cosa guardano questi scrittori contemporanei? Evidentemente guardano ad altro. Io questo credo che guardino a una serie televisiva, credo che guardano al cinema, credo che guardino all'universo dell'immagine, ma sicuramente ho l'impressione che non guardino o guardano soltanto relativamente al, diciamo così, alla nostra tradizione. Quindi probabilmente c'è anche una condivisione di un'ipotesi teorica che significa questo: se la scrittura letteraria scende, no, al livello di una scrittura d'uso, che cos'è? È comunque un gesto letterario o comunque una perdita punto e basta? Questo io lo capisco che potrebbe essere una provocazione, no? Che la scrittura d'uso della cosiddetta letteratura contemporanea è letteratura a sua volta, perché è comunque un gesto ironico, poniamo, o è un gesto, diciamo così, di paradossalmente di autoconservazione. Ecco, questo è uno dei punti, diciamo. Ecco, tenete conto che rispetto a questa visione teorica c'è anche una visione invece più pragmatica e anche più sociologica, se vogliamo. Cioè la perdita non solo di aura dello scrittore che tutti sappiamo, non parliamo del professore universitario, del critico togato, eccetera, eccetera, che fino all'altro ieri valeva sul mercato qualche cosa, adesso vale zero, no? Diciamo, quindi c'è questa cosa che obiettivamente bisogna dire, considerare, no?
Forse ce la contiamo e ce la suoniamo noi che siamo professori, ma non è vero, ma non siamo niente. Cioè siamo qualche cosa che diventa qualche cosa nel momento in cui ci attiviamo al di là di questa autorizzazione accademica. È solo questo diventato l'università. L'università è uscirne, in qualche modo, non è. L'appartenenza all'università oggi è imbarazzante perché ci sono una certa percentuale di manierismo, che lo chiamiamolo così per carità cristiana, che è evidentemente ormai sta diventando purtroppo l'accademia, non soltanto in Italia, Ora, questo bisogna dirlo, e per quanto riguarda lo scrittore, anche lui, poverino, vive in una situazione un po' di minorità, perché, o diciamo di imbarazzo, perché la figura pubblica dello scrittore oggi non è più autorevole, no? Se fino all'altro ieri Mario Soldati, che tutti amiamo, faceva negli anni 50 e 60 delle trasmissioni televisive che tutti amiamo ancora, io me le vado a rivedere, eccetera, che sono Viaggio lungo il Po, Viaggio in Italia, I cibi genuini, Che cosa leggono gli italiani, no? Ha fatto 3-4 trasmissioni sensazionali, ma era Mario Soldati, cioè era uno scrittore assolutamente di razza, che, come dire, usava quello strumento. Oggi viviamo una situazione un po' diversa, cioè ci sono dei personaggi che sono dei personaggi televisivi che in qualche modo diventano autorizzanti, autorevoli da un punto di vista, diciamo così, culturale, se non spirituale. Ma oggi vale più un cuoco di uno scrittore. Dico cuoco per dire come si chiamano questi chef, no? Scusate, a un certo punto io ho visto una puntata di questi chef, maestro, cosa dici, questa pasta asciutta, questa cosa, maestro. Ecco, il magistero si è dislocato evidentemente, no? Questi sono diventati maestri, non soltanto di pasta asciutta, ma maestri di comportamento etico, maestri formali, diciamo così, e questo si è spostato, no, non ci possiamo fare niente, è successo questo, no? Non possiamo dire, ma no, guarda che è così. Lo scrittore poveretto, insomma, fa quello che può, è dove sta, sta in questi margini, sta in queste cose, insomma c'è in qualche modo. Ma allora, oppure che cosa succede? Oppure lo scrittore, e il critico in particolare, diventa un iperattivo dal punto di vista non della filologia, ma della microfilologia. Non c'è più la filologia di Auerbach, naturalmente faccio un nome estremo, diciamo, ma c'è una piccola filologia, no? Della tale pagina del manoscritto, della tale variante, un variantismo un po' micranioso, un po' microscopico, diciamo, che oggi è la cultura universitaria italiana, non americana. Giulia Ricca ieri diceva una cosa giusta, importante, sull'Accademia americana, che è un'altra cosa. Qui in Italia conserviamo la nostra bandiera filologica, ma a mio parere l'abbiamo di molti gradi ridotta, ridimensionata, diciamo ripiombata in un piccolo magistero, diciamo così, degli scartafacci, come si diceva una volta, ma è un piccolissimo magistero, con qualche eccezione, che ci sono dei bravissimi studiosi anche oggi, questo è evidente, no? Ma il trend, come si dice, è esattamente questo. Le chiamava bare filologiche, un mio caro amico e nostro amico di tutti noi, Peppo Contigia, le bare filologiche di molti accademici, di molti studiosi italiani. Questi che stanno costruendo bare filologiche agli autori che dovrebbero mostrare. Perché il critico, che cosa volete che faccia? È parlare con questi, insomma, mostrare quello che lui sta leggendo, niente di più. Ma invece questo è un nascondere, anzi metterlo proprio sottoterra, metterlo nella sua bara. Sai che abbiamo perso la comunicazione, in realtà li vedo. Mi fermo o devo andare avanti? Cosa? Un attimino, no, ma allora andiamo avanti. Avete il microfono chiuso? Ma con chi parla questo? Con qualcuno? No, sta parlando con noi. Come lo scrittore, ci senti? A tutti e a nessuno. Ci senti, Francesca? Sì, ora ci siete, potete continuare. Grazie. Allora, continuo dicendo, ecco, diciamo che questa eclisse o
problematicità, diciamo così, obsolescenza sociale dello scrittore. È visibile proprio, non soltanto nel fatto che il cuoco vince e lo scrittore perde, ma anche proprio nel fatto che lo scrittore non ha quasi più potere sociale. Vi ricordate con chi usciva a cena Truman Capote, no? Con Marilyn Monroe? Vi ricordate con chi usciva a cena Ungaretti? Con Gila Lollobrigida, ognuno fa quello che può, cioè, dire, si scende di qualche misura. Ma insomma, quello era lo scrittore, cioè, dico, anche da un punto di vista meramente pubblico, meramente sociale, c'erano tutti i rotocalchi pieni di fotografie, Ungaretti con Gino Lollobrigida, e adesso no, ci sarà Cracco con non so quale attricetta. Cioè, voglio dire, evidentemente c'è una mutazione in atto, anche dal punto di vista proprio, mi viene in mente sempre una figura di Tolstoi, c'è in Guerra e Pace, che tutti ricordiamo, un personaggio che si chiama Boris Berg, che è il marito di una pallida sorella di Natasha, che si chiama Vera Rostova. Questa Vera Rostova, un personaggino così su cui Tolstoi non risparmia, diciamo, la sua ironia, una piccolo borghese dentro un tessuto più o meno aristocratico, che sposa questo Berg, il quale questo Berg non è Bokolkonsky, non è un grande principe, non è un grande aristocratico, però vede con estrema attenzione come sono fatte tutte le case degli aristocratici, e quando mette su casa gli stessi tappeti, le stesse console, la stessa specchiera, tutto a posto, le stesse posate, tutto perfetto. È la casa di Boris Berg, che è una caricatura. Non, come dire, lì c'è anche Tolstoi che si diverte, che dice un piccolo borghese un paysan rimarrà sempre paysan e non ce la farà mai. Questa scalata sociale è ridicola, no? Per cui Boris Berg sarà sempre Boris Berg, anche se, come dire, la sua ambiance è esattamente quella di Bolkonsky, no? Forse lo scrittore italiano oggi un po' così, a certi livelli un po' così, non tutti, ripeto, ma molti sono imbarazzanti, perché sembrano quello, ma non lo sono. No? Allora, diciamo che tutta questa è qualche cosa che oggi viene, che è osservabile, no? È osservabile. Ora, tutto questo, questa cosa che noi abbiamo dietro le spalle e che può essere benissimo ignorata o che può essere in qualche modo considerata, Leopardi la chiamava nostalgia. Nello Zibaldone tante volte c'è questa parola, no? Per quanto riguarda non soltanto proprio, diciamo così, un fatto intimo, sentimentale, personale, ma un fatto culturale. La poesia o la letteratura è nostalgia. No, non è altro che nostalgia, estremo, no? Diciamo, sembrerebbe un po' estremo, detto da Leopardi, che è uno che scombina le carte e che fa una cosa che nessuno aveva fatto prima, ma lui dice: la mia poesia è nostalgia della poesia, e la poesia degli antichi, di cui io ho nostalgia, non è altro che nostalgia dello stato di natura, no? È così, è una serie in cui lui si considera ultimo in qualche modo. Ma ultimo però c'è la serie, e la serie non è interrotta, anche sulla, diciamo che la sua nostalgia è effettivamente letteratura, è effettivamente qualche cosa che è poetico, no? Allora, scrivere in questa lingua, che come diceva Leopardi, cito questa bellissima citazione, diciamo in questa lingua che lui diceva è altrettanto perfetta quanto immensa, no? Allora questo dobbiamo sempre ricordarcelo quando ci viene voglia di parlare inglese o quando ci viene voglia di scrivere in inglese o quando, ecco, dobbiamo ricordarci che c'è questa lingua tanto perfetta quanto immensa che è la lingua italiana. E dobbiamo ricordarci anche un'altra cosa del vecchio Pecco Contigia, che nella sua scuola di scrittura ogni anno, mi diceva lui, ma credo che fosse vero, diceva questo, gli faceva una specie di piccolo ABC dello scrittore italiano, contemporaneo e futuro, no? Ecco, voi dovete fare questo. Primo, dovete scegliere i vostri, dunque, diceva, scegliere i propri classici in un'altra lingua può essere una distrazione suicida. È una frase durissima e sensazionale. Perché è il contrario di Arbasino, no? Bisogna andare a chiasso, bisogna uscire, bisogna fare, bisogna andare, bisogna vedere. Il mio modello è un americano, ma certo, cosa volete che sia? Buonaventura Tecchi, oggi mi viene in mente lui. Diciamo, può essere, non è possibile, no? Il mio modello deve essere, che so io,
se non altro Fitzgerald, se non altro, oppure qualcuno anche di più contemporaneo, no? Perché poi Albasino apriva immensamente alla contemporaneità straniera, eccetera, eccetera. Peppo Pontigia diceva: scegliere i propri classici in un'altra lingua può essere una distrazione suicida. È una frase estremistica, quasi terroristica, ma di una straordinaria bellezza e di una straordinaria verità. Qualcuno dice che la tradizione letteraria italiana è noiosa, no? Qualcuno lo dice, perché Ariosto è noioso, perché non la conosce, perché non la sa, perché Tasso è noioso, perché Marino è noioso, eccetera, eccetera. Petrarca, non parliamo, è noiosissimo, no? Dante nessuno lo può dire, quindi non lo dicono, perché evidentemente è un'eccezione all'interno del canone italiano, ma il canone italiano è noioso, si salvano Dante e Leopardi, no? Diciamo. Ma questo, diciamo, da chi appunto non accetta questo discorso. Naturalmente senza Tasso, senza Ariosto, senza questa musica, senza Petrarca, io credo che nessuno è niente, no? Nessuno è niente, ma questo non credo che sia nostalgia, se non appunto nella declinazione leopardiana del termine. Allora, Foster Wallace, tanto per dirne una, Bolaño, no? Io ho una scolara adesso che è bravissima, intelligentissima, che studia Valentina, che studia filosofia, anzi già adesso è qualche dottore di ricerca tra poco, che c'ha in testa Bolaño. Dico, ma bisogna leggere, leggilo pure, ma non mi cambia niente, nel senso che è uno straordinario scrittore, eccetera, però io ho altre categorie, diciamo, formali e mentali, con le quali devo innanzitutto fare i conti, no? Ora, una penultima domanda in questo punto è: ma perché scrivere in italiano? Perché scrivere in italiano? È ovvio, perché siamo nati in Italia, perché la nostra mother tongue è italiana, siamo di lingua madre italiana e questo è il nostro destino. Ricordiamo, io non sono così esperto, ma ricordiamo quelli che hanno scritto, sono diventati dei classici in un'altra lingua, si contano sulle dita di una mano, Conrad, no? Che era polacco e è diventato uno dei più grandi prosatori inglesi, no? Ma questi sono veramente casi sporadici. Per esempio la nostra amata, da qualcuno, Giunta Laieri, prova a scrivere in italiano. Non so, mi pare che non ci siamo, no? Ecco. È simpatica, l'ho conosciuta, eccetera, ma insomma forse è meglio che continui a scrivere in inglese, nel senso che quei racconti di Giunta Laieri sulla Williamsburg di Brooklyn, no? Dei borghesi indiani in America, erano magnifici, erano molto interessanti, no? Ma quando mi scrive in italiano una storia che c'è ambientata a Firenze, dico no grazie, no. Ma perché non ci riesci? Cioè non ha quell'italiano che possa in qualche modo provocare la nostra attenzione dal punto di vista letterario. E quindi, peraltro, il canone italiano stabilito in America è anche quello altrettanto discutibile, no? Perché il canone italiano oggi stabilito in America, lo diciamo prima con Filippo, no? Che è stato in America diverse volte, eccetera, che cos'è? Calvino, Primo Levi, ma però in discesa, attenzione, Calvino, Primo Levi, Umberto Eco, Camilleri e adesso la Elena Ferrante, sulla quale la mia allieva Giulia Ricca ha scritto un saggio, diciamo così, di discussione, diciamo, su questa lingua della Ferrante, e ancora vediamo se questo saggio adesso uscirà in America. Speriamo, perché sta diventando intoccabile, sta diventando l'Italia, no? Sta diventando l'Italia. E questo è vagamente disorientante per uno che conosce la lingua della letteratura italiana. Scrivere in italiano, diceva ieri Massimo, una cosa che condivido profondamente, scrivere in italiano significa ricordarsi che noi ci esprimiamo dei nostri sentimenti, esprimiamo delle nostre idee in un modo che non potrebbe essere che quello, e che non può essere in inglese, in russo, in tedesco, eccetera, può essere solo italiano, no? E questo lui lo diceva su un autore improponibile, improbabile, lontanissimo, remotissimo, che è Francesco Petrarca. Lui diceva, se mi pare di citarti a memoria, se uno è innamorato lo è perché Petrarca è stato innamorato in un certo modo. È vero questo, perché diciamo, voglio fare un esempio in concreto su questo che Massimo ha detto, no? Come sarebbe possibile per noi dire la nostra malinconia, la nostra solitudine, tutti i termini petrarcheschi,
evidentemente, il nostro pensiero amoroso, la nostra fissazione, se non in termini petrarcheschi, prescindendo dall'innamorato Petrarca. È molto difficile, non soltanto, diciamo, non è che noi ci esprimiamo in versi nella vita comune naturalmente, ma ci esprimiamo secondo quelle categorie che per primo, no? In maniera ben diversa dai provenzali, dai cortesi, eccetera, per primo Petrarca ha messo in atto, no? Io dico ai miei pensieri, non molto andremo d'amor parlando ormai che il duro e greve incarco, terreno incarco, come fresca neve si va struggendo, onde noi pace avremo. Verso scelto a caso, non del tutto a caso, scusate, nel canzoniere di Petrarca. Allora, perché dico questo? Perché da questi versi noi sappiamo alcune cose. Sappiamo che non è possibile sperare nell'amore, no? Io dico ai miei pensieri, molto andremo d'amor parlando, che il duro che greve in carco si va struggendo, onde noi pace avremo. Non è possibile sperare nell'amore, né sperare nel tempo in cui l'amore eventualmente si realizzi, perché questo tempo già fugge prima che io lo raggiunga, no? Già si scioglie come fresca neve, no? Non possiamo neanche sperare in questo tempo, non possiamo parlare d'amore mentre ci sciogliamo al sole come fresca neve. Questo dice Petrarca, letteralmente, non sto interpretando, sto leggendo. Noi non possiamo parlare d'amore nel momento stesso in cui ci sciogliamo al sole come fresca neve, perché nel momento in cui siamo innamorati già non ci siamo, o siamo in un altro modo rispetto a quello che vorremmo essere parlandone, no? E questo è un concetto quasi abissale, no? Quasi vertiginoso, che diciamo... io ho sempre ritenuto molto più interessante di quello di Freud, cioè tra freudismo e petrarchismo io scelgo Petrarca, mi sembra più complesso, mi sembra più interessante. Eppure vediamo che, nonostante queste, diciamo, queste catastrofi, vediamo che Petrarca parla d'amore nel momento stesso in cui si vieta di parlarne, no? E questo è il canzoniere, questo è Petrarca, consegnandoci dunque insieme desiderio e aporia, desiderio e reticenza, cioè ci consegna il parlare d'amore nell'unico modo non triviale in cui è possibile parlare d'amore, se no facciamo ridere, se no siamo sensibili, come dicevano il Settecento, sensibili, una sensibilerie un po' facile, no? Tutti siamo stati innamorati, però voglio dire, questo tipo di riflessione, di riconduzione a un livello cognitivo dell'innamoramento è in Petrarca ed è questa nostra profondamente italiana, questo modo di considerare l'argomento. Ecco, diciamo che la lingua italiana, e in particolare la lingua letteraria italiana, è il nostro modo di stare al mondo. Se noi non stiamo al mondo in questo modo, evidentemente siamo un po' meno, siamo vicini ad altri modi di stare al mondo, che però sono un po' più comuni, sono un po' più diffusi, sono un po' meno originali, perché io stando in questa cultura divento originale, perché io scopro qualche modo, diciamo, per come dire, approfondire questa suggestione. Io non sarò petrarchesco letteralmente, lo sarò in un certo modo che è il mio, no? Che è quello nel quale poi scriverò evidentemente le mie opere. Secondo brevissimo punto è questo: la letteratura, la scrittura letteraria, lo scrittore letterario, lo scrittore di letteratura ha a che fare innanzitutto con un limite. Non è uno scrittore se non ha questo senso del limite, se non ha questo senso, diciamo così in altro termine, del confine. E il confine è la sua lingua, sostanzialmente, no? è quello nel quale lui può vivere e può agire. Diceva il vecchio Novalis, che era un romantico, che non è possibile esprimersi se non poniamo un limite, no? L'espressione non esiste, no? Se non c'è un limite, e se non ci fosse questo limite, diceva Novalis, che era un romantico, quindi è particolarmente strana la citazione, dovrebbe porsene lui stesso, diceva, ad unc actum, cioè lì, dovrebbe porre un limite a quello che pensa, a quello che dice. Se noi non poniamo un limite alla vertigine del nostro pensiero e quindi anche alle, diciamo, fughe estreme del linguaggio in rapporto a questo pensiero vertiginoso, io non scrivo niente, sto fermo, sto bianco, il mio foglio rimane bianco. Quindi il limite, che può darsi anche sia un bene, forse sarebbe un bene oggi come oggi, ma nello stesso tempo, diciamo, sarebbe un silenzio malarmiano, non malarmiano, sarebbe una sconfitta, diciamo così, no?
D'altra parte, infatti, come è possibile oggi, se non ci fosse questo limite, che è il limite nazionale, che è il limite linguistico fondamentale? Io mi sono sempre chiesto, e qui capisco di essere un po' troppo pontigiano, ma com'è possibile capire davvero René Char se si è calabrese? Non lo so. Cioè, io credo che non ci si arrivi. Credo che non ci sia, anche se uno sa il francese. Cioè, non è del tutto possibile la traduzione, non è del tutto verosimile la traduzione. O comunque in questo contesto che sto descrivendo, e quindi scusatemi, lievemente paradossale, non è possibile. Come si può capire Tommaso Landolfi se uno è finlandese? Cioè, voglio un po' vedere, cioè, non ce la fai, cioè, perché esattamente le pieghe landolfiane, diciamo la complessità landolfiana, cioè, è talmente estremo, estremistico, che già un italiano si deve un po' orientare a partire da un naufragio, diciamo così, delle sue certezze in quella prosa, no? Quindi diciamo che la lingua è un confine che chiude lo scrittore, no? che lo rapisce, lo chiude, no? È un paradosso, no? La lingua è qualche cosa che in un certo senso si costituisce a partire dai modelli, ancora una volta Petrarca, quando dice: neppure il mio segreto fuggo, ma più il mio pensiero, più me stesso, che seguendo il talor levommi a volo, che è il famoso 234 del Canzoniere, famosissimo, no? Quindi denuncia qualche cosa. Io sto nel mio pensiero a disagio, perché questo pensiero, che talor levommi a volo, in questo punto mi sta abbattendo, perché non pensa, perché è a vuoto, perché sto male, perché sono a disagio, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa, detta in questo modo, che è nello stesso tempo autorizzante e anche nello stesso tempo un limite e anche un'autorizzazione, arriva a chi? Arriva a Leopardi, arriva a Montale. Io ho trovato un verso che è una traduzione materiale, materialistica di questo concetto petrarchesco. Ve la leggo: questo che a notte balugina nella calotta del mio pensiero, traccia madreperlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato. È una traduzione materica di quel concetto petrarchesco, assolutamente. No? E, peraltro, io avevo fatto dei lavori su Petrarca, su Leo Montale, cercando di capire quello che non è stato del tutto detto su Montale, cioè sul suo petrarchismo implicito, ma evidente, quasi più dello studiatissimo dantismo petrarchesco. Quindi, questo limite, in qualche modo, è qualche cosa che definisce, autorizza la letteratura e il gesto della scrittura letteraria. Tenete conto, per esempio, un tempo tutto ciò, questo che sto dicendo, era chiarissimo, no? Era chiarissimo. Oggi, al contrario, è meno chiaro. Non tanto per colpa di una letteratura che è bassa, di una low literature, no? Di una letteratura bassa, ma che è da sempre presente accanto alla letteratura. Perché la letteratura bassa c'è sempre stata, non è uno scandalo la low literature. Io voglio dire, più o meno negli stessi secoli, prendete Apuleio e prendete Achille Tazza. Beh, insomma, uno è alto, l'altro è basso. Uno è Apuleio, l'altro è Achille Tazza. Gli amori di Leucippe e Clitofonte, una palla enorme, cioè una cosa lunghissima, noiosissima, scritta così così. Poi i filologi, gli scrittori, naturalmente, i grecisti si entusiasmano, eccetera, ma rispetto a Apuleio, che muove mondi, che agita, diciamo, problemi in tutta la letteratura. Un altro mio allievo bravissimo, Igor Candido, ha fatto uno studio proprio sull'Apuleio del Boccaccio, impressionante libro che mi ha sorpreso, perché evidentemente alcune cose si sentono orecchie, ma poi quando le vedi lì dimostrate è veramente interessantissimo anche per l'assunto che stiamo dicendo. Ora, e concluderei con questo ultimo punto, se tutto questo è vero, dove agisce lo scrittore oggi contemporaneo? In quali suoi limiti, nuovamente rinnovati, diciamo, agisce questo scrittore contemporaneo? Secondo me nei limiti della critica. So che sembrerebbe tirare acqua al nostro mulino, anzi lo è, no? E ci è stato anche rimproverato. Una volta Cordelli ha scritto su una cosa che ho fatto io: i critici si incoronano tra di loro. Ma chi vuoi che incoroniamo, scusi? Non vedo altro. Cioè, perché diceva questo? Naturalmente, ironicamente, Cordelli ha ragione. Perché
Io trovo che i livelli più interessanti di scrittura letteraria oggi si trovano in una scrittura d'applicazione, quella che Contini chiamava prosa d'applicazione. Attenzione, perché Contini, non so se sbaglio Raffaele, ma diceva questo, cioè la prosa di invenzione e la prosa d'applicazione. Lui non distingueva, cioè sono tutte e due prose, no? Cioè la saggistica è una prosa esattamente come è la prosa di invenzione, semplicemente l'oggetto è diverso, si applica a, no? Quindi oggi io trovo che nella cosiddetta prosa d'applicazione, continuamente parlando, diciamo così, la lingua italiana esprime particolarmente la sua resistenza, la sua brillantezza, la sua in qualche modo resistenza al linguaggio dell'informazione. Ora però bisogna fare qui una distinzione. Ieri Massimo ha posto alcuni problemi e alcuni problemi li ha posti Ferroni e alcuni problemi li ha posti poi la discussione, cioè che è seguita naturalmente. Cioè, diciamo, che cosa deve fare il critico, che cosa fa il critico? Allora, qui diciamo che il bosco è intricato, il paesaggio è abbastanza intricato oggi come oggi, nel senso che prima era chiaro, il giudizio di valore era qualcosa che veniva espresso. Io sono allievo di Getto e Giovanni Getto, il quale su questo non si discuteva neanche, cioè un critico deve dire cosa pensa di un... e poi giustificarlo attraverso tutta una serie di allegazioni, ragionamenti, documentazioni, eccetera, eccetera, però deve esprimersi in qualche modo, no? E questa è stata la mia scuola, eccetera, eccetera. Poi, e questo rimane in qualche modo un elemento scattante della critica, la sua argomentazione critica, il suo livello di giudizio di valore, no? Questo rimane qualcosa di imprescindibile. Ma, per esempio, adesso per fare la storiella mia, ma in un minuto, io subito dopo mi sono sentito allievo di un altro maestro, sempre detto rimasto nella mia testa, nella mia memoria, nel mio cuore, ma mi sono sentito anche allievo, diciamo così, io in qualche modo debitore di un altro straordinario critico che è Mario Pranz, che mi ha suggestionato, perché è come se mi avesse detto una cosa che stava lì in Getto, ma Getto non diceva, cioè Pranz dice tutto quello che diceva Getto, quindi serietà, argomentazione, solidità dell'informazione filologica, critica come ricerca delle fonti, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo prosa, no? Cioè Pranz, secondo me, è uno dei più grandi prosatori del nostro Novecento. Ben più di Cecchi, insomma, per certi aspetti, cioè qualche cosa che mette in beh, poi Raffaele ha scritto un libro, posso dirlo qui, splendido, perché l'ho anche scritto in una lunga recensione che ho dedicato a questo libro di Raffaele, Pranz si chiama, bel coraggio di mettere Pranz, così un titolo fulminante, no? su questo bellissimo suo libro. E in questo bellissimo suo libro ci sono molte osservazioni filologiche, in cui fa tra croce Pranz, importantissime, eccetera, ma anche proprio sulla questione di questa prosa italiana, che è magistrale e unica in qualche modo. Ora, questo, diciamo, è qualche cosa che non dico mette in crisi il giudizio di valore, ma in qualche modo lo rinvenziona, lo tiene lì accanto, è qualche cosa che il giudizio di valore è imprescindibile, ma non esaurisce l'attività critica, non esaurisce l'attività saggistica. Peraltro il giudizio di valore, diciamo, è parte costitutiva dell'attività critica, perché se prendiamo il primo critico della letteratura italiana, ricordiamo che la critica nasce nel Settecento, mica prima, nasce con Dubos, eccetera, ma in Italia nasce con Foscolo, prima non c'è niente, no? Quindi nasce con Foscolo, e Foscolo, per Bacco, Foscolo è di giudizi ne esprime come, no? Per esempio, Foscolo, se leggete i suoi saggi di Petrarcheschi, è uno che si diverte, Foscolo, a documentare le contraddizioni logiche di Petrarca. Le dice una, due, tre, quattro, cinque, sei. Quindi come dire, beh, ma qui non ci siamo. Allora qua c'è qualche cosa che Foscolo discute di questo suo grande precursore, no? Contini, no? E a un certo punto dice, Contini era un garettiano fervente, prima di diventare un montaliano assoluto, no? Era un garettiano, poi a un certo punto si accorge che esiste Montale, no? E dice, Ungaretti è, bellissima definizione, icastica, no? Di tre parole, è sede inconsapevole di fenomeni, Ungaretti, sede inconsapevole di fenomeni. Beh, dura, come insomma, poi dopo aver detto ma sei bravo, cioè, però sede inconsapevole di fenomeni. Montale è un vero e grande poeta da cui è lecito dedurre,
questo è continuo e questo è un giudizio di valore netto, netto, forse anche molto discutibile, io non lo discuto, io lo condivido al 100%, ma diciamo un ungarittologo come diciamo il nostro torinese e parigino Carlo Ossola, immagino che abbia molto da discutere, infatti non lo discute, non lo cita mai neanche, invece io lo cito sempre davanti a Ossola, dico ecco, sede inconsapevole di fenomeni. Questo è giudizio di valore. Giudizio di valore a quei livelli, che arriva fino al rievo Mengaldo, tanto per dire, perché Mengaldo scrive addirittura un libro, per me inaccettabile, che si chiama Giudizi di valore. Giudizi di valore. Ma pianta con questi giudizi di valore. La letteratura non è un tribunale, la critica non è un tribunale. Chi se ne importa del tuo giudizio di valore? Il giudizio di valore si esprime dentro una tessitura argomentativa complessa e deve essere, non possono essere tre righe, un capitoletto, giudizi di valore, questo su, questo giù, questo fuori del mio tribunale, questo dentro. Impossibile, inammissibile, libro inammissibile. Poi uno la pensi come vuole. Mengaldo ha scritto obiettivamente anche delle cose, quando fa il saggista, obiettivamente molto interessanti, di questo nessuno. Però diciamo questa estremizzazione del concetto di giudizio di valore, questa ferocia quasi nell'applicare questo criterio, per me è inammissibile. Il critico è dolce, il critico è in qualche modo non. In questo io purtroppo sono forse torinese, falso e cortese, non lo so, insomma non riesco a, diciamo, e questo tante volte abbiamo discusso con Alfonso, io non riesco a essere stroncatorio. La stroncatura non la faccio, non farla mi sembra che sia una peggiore stroncatura della stroncatura. Il silenzio esprime, il silenzio è un linguaggio anche quello, ma questo è un fatto privato. Ora, che questa critica sia anche qualcos'altro rispetto a quello che ritiene Mengaldo e a questa, diciamo così, grande nostra tradizione italiana, illustre, perché Mengaldo appartiene a quella tradizione illustre, si può da dire, no? Diciamo, a questa si oppone una visione della critica, soprattutto intesa come saggistica, vediamo Cech, Grazia, eccetera, i nostri grandi saggisti, che forse è anche un po' debitrice o erede, se non erede addirittura del paradosso romantico, ancora una volta un romantico c'è di mezzo che è Schleiermacher, secondo cui l'interprete, dice Schleiermacher, intenderebbe un testo meglio di quanto lo intende l'autore che lo scrive. No? Allora se questo è un paradosso naturalmente, se questo è vero, che l'interprete intenda meglio il testo che l'autore invece scrive, vuol dire che l'interprete è un autore se non altro alla pari di quello che ha scritto il testo, no? È una bella prerogativa questa, no? È una vocazione di responsabilità molto forte che dice e che può essere anche presa, diciamo così, un po' troppo sul serio. Mi viene anche in mente Goethe che diceva, io sono dell'avviso che un'opera d'arte è tanto migliore quanto più è incommensurabile e inaccessibile all'intelligenza. Quanto più è incommensurabile e inaccessibile all'intelligenza. Anche questo si tratta di un paradosso che in qualche modo illumina questa concezione di una critica che ha a che fare con tutto un apparato creativo e di prosa, diciamo così, autorevole, che si sovrappone, si accosta, fiancheggia l'opera d'arte e in qualche modo è opera d'arte a suo modo, come diceva Contini, di applicazione. Ora, oggi mi pare, e qui potrei sbagliarmi, perché io obiettivamente conosco meno, per esempio, di Filippo, eccetera, la letteratura, diciamo, che si produce in Italia, la conosco per quello che ne so, insomma, quindi con molti limiti, quindi questo lo dico subito perché non vorrei fare prevaricaccio o, diciamo così, fare delle astrazioni, insomma, no? Però mi pare che nel saggismo, innanzitutto, si riafferma oggi la continuità con una certa letteratura che sempre più da parte sua rinuncia alla continuità con i suoi classici. Questo è un dato di fatto, no? Ora, peraltro, tra i critici giovani si afferma, mi pare, un atteggiamento anche diverso da quello che sto descrivendo. C'è accanto, sono dei critici giovani, che sono di nuovo censori, che sono di nuovo o riformulatori del canone, uno per tutti Marchesini, no? Uno per tutti, tanto caro a Alfonso Berardini. Ma
Questo è, che cos'è? Sostituire un autore con un altro, dimostrare che questo si può fare, che soprattutto è stato fatto male prima, no? Che continui, che Gadda non vale niente, Montale non vale niente, valgono altri. Benissimo. Questo è mio parere, fatta salva l'intelligenza di Matteo Marchesini, è un gioco, non è altro che un gioco. Intanto il canone non lo ribalta Marchesini, non basta neanche Contini a farlo, non bastano i critici a farlo, a un certo punto è una cosa che si fa, che si determina, che si deposita, no? In qualche modo, e quindi questi mi pare che siano dei giochi che a volte possono anche cogliere nel segno, che possono essere, diciamo così, stimolanti, ma insomma sono sempre a livello piuttosto ludico, no? Da una parte c'è questo, che è un livello alto di intervento, quello di Marchesini e di altri come lui, e dall'altro c'è un altro paesaggio che è veramente sconfortante, quello dei recensori di settimanale, dei recensori di magazine, eccetera, eccetera, a parte i qui presenti che sono evidentemente dotti e sanno quello che dicono, ma ci sono dei recensori, io non so neanche i nomi, cioè, eccetera, che semplicemente parlano, che so io, di scrittori che non esistono, poniamo, come si chiama quello lì, Fabio Volo, come se fosse uno scrittore, no? Non si distingue più niente, no? Pacchiano, Paccagnini, non so, scrivono queste cose che uno dice, ma cos'è questo libro? Dov'è? Perché? Perché bisogna parlare sul Corriere della Sera o di un libro del genere, no? Non è possibile, c'è qualcosa. Allora, sono queste due, da una parte questi super attrezzati, diciamo così, e sofisticati, come Marchesini e tanti altri, che fanno il loro mestiere, lo fanno col piglio del censore, no? E dall'altra parte questa roba, questa cosa, che è purtroppo oggi l'informazione. Io sono sempre grato a personaggi come La Porta e Onofri di resistere sulla critica militante. Io non l'ho fatto da secoli, perché ho perso un po' l'elan, diciamo, come diceva Bersan. Però il fatto che ci siano due saggisti di questo genere, di questa portata, due intellettuali di questa portata, è consolante, diciamo, se no tutto il resto diventa, insomma, questa minestrina che abbiamo di fronte. Ora, e concludo, la critica oggi deve essere, a mio parere, in questa direzione di ricostituzione di una identità dello scrittore, riformulata in due direzioni. La prima è una direzione sociale, la seconda è una direzione linguistica. La prima è una direzione sociale. Ricordiamo che il critico è lo scrittore, e il critico scrittore, parola che piace a qualcuno e a qualcun altro meno, no? ha un ruolo sociale, ha un ruolo sociale. C'è un vecchio libro che ormai pochi citano, mi pare dei primi del 2000, di Edward Said, che io ho conosciuto una volta a New York, che era Humanism and Democratic Criticism, no? Che questo diceva che il ruolo del critico letterario non può in alcun modo, cito, prescindere dall'infelicità del mondo. Questa cosa, che è detta così bene in un capitolo di questo libro di Humanism and Democratic Criticism di Said, io la riformulerei, la rifonderei, la ripeterei oggi a gran voce, nel senso che il critico ha a che fare con questa infelicità del mondo, con questo problema, no? E i problemi sono tanti, come sappiamo, e il critico deve assumersi questa sua responsabilità, o comunque deve riconoscere. Naturalmente questa non è un'idea nuova, no? Perché Gheorghe Lukács diceva la stessa cosa, insomma, no? nella teoria della critica, e lo diceva anche nella teoria del romanzo. È lo stesso requisito di critica sociale che Lukács richiedeva al romanzo, il più famoso libro sulla teoria del romanzo. Il romanzo o è critica sociale o non è niente, non c'è, no? E così, diciamo, Said, dopo tanto tempo, lo riferiva, questo concetto portante lucacciano, alla critica in particolare, alla saggistica ancora più in particolare. Ora però, se questo è vero anche che in Italia, diciamo così, il problema ancora più urgente di questo è quello linguistico formale. Ricordando proprio che il valore italiano della creatività letteraria per quanto riguarda il romanzo e la critica, vale a dire, è proprio la parola prosa più che la parola invenzione, no? È la parola prosa. Quindi
Ecco perché noi non abbiamo il romanzo, non esiste in Italia il romanzo, se non per qualcuno che fa finta che esista, ma non c'è. Il romanzo semplicemente non esiste in Italia, non esiste perché non c'è questa tradizione autorizzante, autorevole e autorizzante, che è quello, diciamo così, del plot, dell'azione narrativa, del narrativo primordiale, quello che c'è in Tom Jones, quello che c'è in Lesage, quello che c'è, non dico nel Don Chisciotte perché lì c'è una complicazione estrema, ma diciamo in questo, diciamo così, o che c'è addirittura nella letteratura picaresca, ecco, quel narrativo che è spagnolo, che naturalmente noi non abbiamo. Noi, la tradizione italiana non ha questo e forse non se lo può inventare dal nulla, diciamo. E il valore prosa invece è un valore che fa parte, diciamo, della nostra tradizione, cioè dai Promessi Sposi alla Cognizione del Dolore, a Primavera di Bellezza di Fenoglio, diciamo così, il primato della linearità del novel classico viene spezzato, viene interrotto, viene distrutto, si confonde questo primato lineare tra mille ostacoli, ingarbugliamenti, gliomeri, come diceva l'amico Gadda, addizioni, frazioni del processo narrativo, no? È tutto così la nostra storia del romanzo italiano, è una storia di frazioni, di digressioni, di addizioni, mai di linearità. Questo è quanto, e di questo si deve ricordare la critica. Ferroni diceva ieri, mi pare, ma non l'ho sentito, non mi hanno riferito, poi lo vedremo alle cose, ma diceva soprattutto in un libro degli anni, primi 2000, anche lui, si chiamava I confini della critica, parlava di invasioni, ci sono molte invasioni. Le invasioni sono, diciamo così, la cinema, sono internet, eccetera, eccetera, sono la comunicazione di massa e tutto questo. Su queste invasioni c'è poco da fare, no? Ma diciamo che alla, come dire, apocalisse, che è stata l'ultima parola, che è l'ultima parola di Giulio, non soltanto ieri, ma anche in questi saggi che lui ha scritto, io sostituirei la parola attesa, nel senso che io non penso che ci sia un'apocalisse. I versi di Palazzeschi che lui scrive nel Cuor mio, che è l'ultima sua opera, che dice muoiono i poeti, no, non muore la poesia che è infinita come la vita, è probabilmente vero, nel senso che il fatto che muoia qualche cosa intorno a noi, che muoiono anche delle roccaforti del poetico, eccetera, eccetera, o delle altezze, o che delle altezze vengano diminuite, o che siano apparentemente infrante, non significa che la cosa non... io in questo sono molto bartiano, credo che la cosa non vada avanti, in qualche modo, vada avanti, sta a noi vedere come, dove va avanti, e forse anche nel nostro piccolissimo sta a noi far sì che vada avanti. Qualche modo, produrre questo in avanti, come diceva ancora Montale, no? In avanti delle cose, è in avanti che noi dobbiamo guardare, lo diceva il pessimista Montale, lo diceva il tragico pessimista Montale, le parole possono scritto, le cose, le immagini portano scritto in avanti, più in là, più in là. Ora, naturalmente tutto questo è vero, tutto questo deve essere rivisto, riformulato, riconsiderato, a patto di non cadere nel tranello. Uno scrittore che a un tempo era molto letto, eccetera, adesso un po' meno, poi è morto, poverino, che è Sebastiano Vassalli, non so se vi ricordate, scriveva sul Corriere della Sera, se non mi sbaglio, sul Corriere della Sera, dei corsivi che si chiamavano improvvisi, no? Io non è che li leggessi tutti i giorni, tutte le volte, ma ogni tanto lo leggevo. E questo, in uno di questi corsivi, lui, o improvvisi, scusate, lui diceva che, rovesciando Adorno in maniera impressionante, diceva che, ma lo diceva col piglio, sa, anche un po' rustico che aveva Vassalli, che se il mercato è vasto e globale, quello che stiamo dicendo da 100 anni, gli scrittori italiani giustamente si sono adeguati. Questo lo diceva lui, no? Scrivono, cito, scrivono per il maggior numero di lettori e vincono la partita. Scrivono per il maggior numero di lettori e vincono la partita. Allora, questo cos'è? O sono matto io, cioè o le travegole io, o ce la Vassalli, no? O ce la Vassalli. Nel senso che il mercato non può essere una regola di niente, certo non può essere una regola. Perché, vedete, il problema del mercato è estremamente sdrucciolevole, non bisogna neanche nominarlo il mercato, non c'entra niente con l'attività letteraria, non c'entra. Perché, come dire, l'errore grave è pensare che letteratura e numero dei lettori siano in rapporto, no?
siano dati in relazione reciproca. Il nome della rosa di Umberto Eco, proprio come Anna Karenina di Tolstoi, ha avuto milioni di lettori. E allora cosa significa? Che in qualche modo noi possiamo parlare di una relazione di qualità tra Umberto Eco e Tolstoi? Non credo, no? Peraltro, De Moi di Landolfi, dico per dirne uno, no? Che avrà avuto 7 lettori, tra cui uno era Raffaele Maniche, no? E poi non credo altri, perché De Moi chi l'ha letto? No? scusami, sì, è vero. due ci sono. E, oppure il poema osceno di Ottieri, ti potete dire delle cose che l'hai letto tu? Sì. Il poema osceno? Ma pensa, bellissimo. Io ce l'ho dedicato da Ottieri, anche tu. Sì, sì. Lo regalavo volentieri, un bellissimo libro, divertente, eccetera. No? Ecco, diciamo, De Moi di Landolfi, il poema osceno di lettori. Quanti lettori avranno avuto? Come si può stabilire una relazione di reciprocità tra mercato e letteratura? Però tre, aggiungo io anche a Landolfi Ottieri, tre l'ha avuti su una percentuale, insomma. Esatto, vabbè, ma noi siamo già. Sono tutti qua. Non dire questo, no, però. Confermarlo, certo. Perché comunque quelli sono scrittori che vengono letti, se vediamo un rovescio positivo, vengono letti con grande intensità, sì, ma infatti è quello, percentuale minima di. Ma io sono d'accordo, Ma allora aggiungo un'altra cosa. Sì. Proposto, se posso permettermi, Giorgio, non te lo dico, scusami. No. Però poi mezzo schermo come sono, mi dimentico quello che quindi lo dico. La cosa che dobbiamo dire è, ma se Landolfi e Ottieri lo leggono in due o tre, è quello che sto dicendo, esattamente quello, cioè, non è quello il punto, capito? Quindi non si può, vale anche il contrario, certo. E poi se assistiamo anche molte cose non è una colpa di no, ma poi è sbagliato mettere il rapporto mercato, diciamo così, oppure numero, non ha senso. Assisteremo al miracolo, sì, che forse si realizzerà in cui un giorno Landolfi e Ottieri leggeranno Ficarra, non si consuma, diciamo. Sì, ma no, ma questo parte perché la constatazione che la letteratura e la lettura, non la lettura, che la legge, guarda, bisogna leggere certi lettori, d'altro una delle retoriche più orrende, sì, che siano. Leggere per forza, per esempio, leggere che? Ma leggiamo, la letteratura non è democratica, la letteratura è aristocratica. La critica è ancora più aristocratica e noi ci dobbiamo vergognare di questo. Peraltro, scusa, ma Arbasino, che il fatto di aristocrazia è vero, presunta se ne intendeva, diceva una cosa che io condivido fino a un certo punto, cioè diceva, ma come mai la gente vuole andare negli alberghi di Charme, nelle isole di Charme, eccetera, e non legge libri di Charme? Capito? Perché questo era uno dei punti, no? Ma come mai allora tutta questa cosa non avviene? E lì secondo me un po' si sbagliava, perché anche lì lui metteva un rapporto tra mercato, sì, e letteratura. Io non sono convinto di questo, perché allora voglio dire, I Promessi Sposi, giusto, che hanno letto milioni di persone, e quello è un libro di Charme, no? Cioè, siamo a dibattito. Cosa? Siamo a dibattito. Non lo si. Siamo a dibattito. No, finito. No, ho finito. Ma poi passa dalle essere Raffaello Volumone. È una deriva. Allora, diciamo che il mercato, no, concludo avere una riga, concludo, diciamo che il mercato è una variabile che non va considerata in rapporto a questo discorso che stiamo facendo, e l'intervento di Onofri evidentemente conferma questo. Scusami, ma infatti ho finito. Ora posso fare una previsione con la quale concludo, che non è esattamente apocalittica come quella di Giulio Ferroni. È la via stretta, evangelicamente, no? Che io dico che bisogna percorrere, non è la via larga, è la via stretta. La via stretta è l'unica cosa che forse potrebbe salvare, e credo che potrebbe salvare la letteratura, direi di più, la letteratura italiana, questa lingua che sta diventando una lingua così marginale, fuori dall'impero, eccetera, eccetera. Non dico come quella letteratura Iac dell'Alaska, che mi raccontava Gianluigi Beccaria, che è rimasta un'ultima parlante, una signora che parlava col marito, poi con una zia, eccetera, eccetera, una cugina, poi sono morti tutti, è rimasta lei, parlava da sola, poi è morta. E allora può darsi anche che finirà così,
la lingua italiana, io non lo so, però è molto lontano da oggi una cosa del genere, ma nell'attesa di questa catastrofe che certamente non vedremo, io penso che si possa fare questa chi sarà lo scrittore oggi, domani, dopodomani, eccetera. Io credo che l'esperienza ci dice che sempre qualche cosa sopravvive al degrado, sempre. Se c'è il degrado c'è qualche cosa che sopravvive al degrado della lingua stessa, nonché ai suoi impieghi equivoci nella triviale letteratura di massa di oggi. Quelli sono impieghi equivoci della lingua italiana. Ora, il fatto che oggi in qualche catacomba qualche scrittore o qualche poeta parli una lingua diversa dalla lingua della comunicazione è un piccolo miracolo, forse anche la regola della letteratura. Grazie.